Quella parola, quel messaggio che per sempre
grande è questa immensa gioia che si rinnova continuamente, specialmente nel sacramento dell'Eucaristia. La Santa Messa, vedete, noi facciamo esperienza di quello che è la nostra fede. Cristo nasce, Cristo che annuncia il suo Vangelo, Cristo muore, Cristo risorge, ascende al cielo, Cristo Trinità si dona il suo Spirito. Questo grande mistero noi lo comprendiamo nella gioia della nascita del Redentore. Perciò vi annuncio una grande gioia: è nato il Salvatore. Gloria a Dio, certo, è la gloria che muove, è l'amore di Dio che viene incontro ai uomini e dona che cosa? Quella pace a quell'uomo che gli ama. E allora viene spontanea la riflessione in questo momento storico, con tutte le sue problematiche, con tutti i suoi attentati, le sue ingiustizie, le guerre, il male che ci prende da ogni parte, le nostre sofferenze, le nostre morti, i nostri peccati, come è possibile accogliere il parlare di gioia? Qual è questa gioia che il Signore parla e quindi che gli angeli annunciano? Fratelli e sorelle, e accogliere Gesù. Questa è la gioia che noi dobbiamo sperimentare, altrimenti Natale diventa una festa sentimentale. Già da decenni è una festa opportunistica. Ieri sera il Santo Padre nella sua omelia aveva un passaggio molto attuale per quello che stiamo dicendo. Dice: il Natale è offuscato, è schiavo della mondanità. Forse anche noi cristiani più attenti tante volte ci perdiamo e non riusciamo a comprendere quale Natale noi vogliamo vivere. Oggi tutti si fanno gli auguri per radio, per televisione, quelli che non credono, tutti, ma noi siamo cristiani. Il nostro augurio di Natale è perché è nato Dio nella storia. E questo Dio, Cristo Gesù, è colui che ci accompagna, ci sostiene, illumina il nostro cammino, ci dà quella forza necessaria per procedere giorno per giorno nel nostro cammino, con tutte le problematiche, le difficoltà, le disperazioni, le incertezze del domani. Perciò è festa, perciò la Chiesa, maestra e madre da sempre, annuncia questa grande gioia. E allora abbiamo bisogno, come abbiamo meditato in questi giorni prima dell'anno liturgico, di fare spazio, di accogliere il Vangelo di Dio. Giovanni lo sottolinea: a quanti però l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, figli della luce, e lo siamo realmente nel momento in cui accogliamo il Signore. E allora la gioia viene da Gesù. Vedete, questa gioia l'ha capita la Vergine Maria, i primi apostoli, i discepoli, i santi. I santi che hanno fatto la scelta per Dio sono coloro che si sono entrati in comunione con Gesù, hanno accolto il suo Vangelo, i suoi insegnamenti e hanno vissuto nella vera gioia, quella gioia che nessuno ci può togliere. Chiediamo questa mattina, invochiamolo per noi, per le nostre famiglie, per questo mondo così bisognoso di amore, così bisognoso di gioia, di pace, ma una pace non formale, una pace che viene dal cuore, innanzitutto da noi, nel nostro intimo, nelle nostre
preghiamo per la pace per i paesi che sono in guerra, per il Medio Oriente, per tutto quello che sta succedendo oggi nelle realtà che conosciamo, e poi abbiamo la guerra del mondo, abbiamo l'odio, la vendetta, facciamo guerra con noi stessi e con le persone che ci circondano. Come siamo fermati? Gli angeli, nei momenti in cui i pastori hanno colto dell'annuncio, hanno gridato: gloria all'Altissimo, pace ai lui che li ama. E allora facciamo che il Natale sia veramente questa festa della gioia, della pace, che deve prolungarsi per tutti i giorni che il Signore ci dona. Come sarà possibile tutto questo? Lasciandoci illuminare dalla parola di Dio, accogliendo i comandamenti, mettendo in pratica con l'aiuto dello Spirito tutto quello che il Signore ci suggerisce, tutto quello che la Chiesa ci dona. Noi lo realizziamo e allora veramente è la gioia del nostro cuore. Veramente il Natale è la festa di noi credenti, di noi cristiani, che lodiamo Dio per questo immenso dono.